Allora, dopo circa 6 ore dietro questi capelli, una settimana prima sono andata al supermercato e ho comprato una scatola di colore, era il balayage di L'Oreal. L'Antonella mi ha messo questa cosa e il colore è venuto, non dico rosso, ma quasi. Era un arancione rossiccio, una roba del genere, quindi un colore inguardabile. E cosa abbiamo pensato? Allora, dopo che lei ha guardato, si è fatta praticamente una scuola di tanti di quei video che ha visto su YouTube, video di professionisti, video di alcune ragazze, video e video e video. Allora, siamo arrivati alla conclusione di andare a comprare qualcosa di più professionale, ecco. Siamo andati da Acqua e Sapone e abbiamo comprato questi prodotti di cui vedrete adesso nel video. E abbiamo messo nei capelli. Prima abbiamo fatto una decolorazione molto leggera e poi dopo in seguito abbiamo fatto un'altra decolorazione un po' più forte. Poi abbiamo messo un tonalizzante che vi lascio qui nella descrizione del video. Comunque ragazze, il mio consiglio è non fatelo a casa. Non dovete fare queste cose a casa assolutamente perché rischierete di rovinarvi tutti i vostri capelli. Allora, noi siamo stati dietro questi capelli tutto il giorno. Antonella si è guardata un sacco di video, lei si è informata, si è documentata. Io avevo tanta paura, ma ho voluto fidarmi di lei, dargli la possibilità, ovvio, perché comunque mia figlia non è parrucchiera, lei non ne sa di nulla praticamente, però cioè lei si è documentata, si è informata, è molto precisa nel fare le cose, le misure, ha rispettato tutte le misure, il tempo. Ragazzi, non è stato facile. Lei ha solo 14 anni, quindi ho avuto un gran coraggio. E niente, allora il risultato non è venuto proprio come avrei voluto io, però devo anche dire che da come ero ad arrivare questo colore qua, ottenere questo risultato, ragazze, da una ragazzina di 14 anni che non ha mai fatto una scuola di parrucchiera, che non ha mai fatto niente, è un successo straordinario. Io veramente, cioè, sono gasatissima. Cioè, vuoi mettere? Per quanto riguarda, ne vale la pena, non ne vale la pena? Ovvio che ne vale la pena. Piuttosto di andare a spendere 200 euro dal parrucchiere, cioè per una roba del genere, o anche di più, perché come ero conciata, sicuramente la parrucchiera mi avrebbe spenato un 300 euro, come ridere. Se mi metto proprio alla luce, si vede meglio. Si vede meglio. Guardate, cioè non rende tanto, però il colore è bellissimo. Cioè, proprio bello. Cioè, se io cambio posizione si cambia anche il colore, però veramente il colore è bello. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e niente. Allora, vi lascio il video e poi torno a salutarvi. Maglia sporca è perché questa maglia la uso per farmi le tinte, quindi per evitare di sporcare me, uso questa maglia. Chic, troppa dura. Intanto guardo il mio video.
Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate del video. Questo è il video prima di questo. E mi piace guardare i miei video così che imparo tante cose, imparo i miei stessi sbagli. E è bello. Non so se avete notato, ma ho la maglietta al contrario, il pigiama al contrario. Comunque, dai, facciamo questa tinta. Allora, ragazze, ieri siamo andati da quel sapone. La prima volta che Antonella è uscita di casa dopo un mese. Dopo un mese? Allora, sì. Sì. No, più di un mese. E un mese e mezzo, sì, anche vabbè. Anche di più, di 2 mesi. Qua siamo già oltre 2 mesi, vabbè. Niente, allora siamo andata alla Questapone e lei era tutta emozionata, si è messa a piangere, tutte queste cose qua, aveva paura del coronavirus, però ha voluto lei venire con me, appunto per aiutarmi a scegliere i prodotti perché io sono negata. Ho messo su ovviamente i guanti e ho preparato la decolorazione. Di passare con qua. Ho usato, guardando la proporzione, ho usato l'ossigeno da 20 volumi e lì c'è scritto che per il 20 volumi bisogna usare 30 grammi di polvere, ovvero un pacchetto di questi, e 60 ml di questo, quindi il rapporto è 1 a 2. Quindi qua abbiamo la decolorazione pronta. Io ho sui guanti, adesso vi faccio vedere come sono adesso i capelli. E poi vado a dividerli in sezioni e iniziamo con la decolorazione. Allora, avevamo fatto poco tempo fa una tinta castano scuro sui suoi capelli, che era già la seconda volta che la applichiamo. E per fare il balayage e quindi le schiariture, per evitare di rovinare troppi capelli in una sola volta, avevamo preso un kit della L'Oreal, perché io non ero molto sicura di fare questa cosa, per andare a schiarire un pochino il tono. Quindi, come state vedendo, ho schiarito, ok, il tono in modo tale da avere già zone un po' più chiare ed evitare di schiarire tutto in fretta in una volta sola, e per evitare di rovinare troppo il capello in poco tempo. Questo non è un balayage, era solo una schiaritura abbastanza omogenea, infatti ho preso anche abbastanza le punte, in modo tale che il distacco che venga dopo non sia troppo scuro, quindi del colore di cui avevamo tinto, e poi queste mesh più chiare. Quindi ho voluto anche fare questo perché non prenderò tutti i capelli e quindi pochi capelli avranno anche questa sfumatura, e quindi avremo 3 sfumature: la sfumatura base del colore castano scuro, questa sfumatura che è la media, quella che abbiamo fatto la scorsa volta, in più la decolorazione, appunto per andare a creare il balayage sfumato. Quindi questo è il capello ora. E niente, adesso divido i capelli in sezioni e poi inizio con il decolorare. Ha tagliato tutti i pezzettini di carta stagnola. Sì, ho fatto praticamente 14 pacchetti. Tu sai come piegare, no? Devi, sì, fare cose, mamma, col pennello. Allora, ho fatto 28 fogli che vanno per 14 mesh colorate, cioè più chiare. E poi vediamo, se appunto sono poche ne farò ancora, però penso che vadano bene perché non ho i capelli lunghissimi, immensi. E niente, vediamo che ore sono. Sono l'una e 21, le 13 e 21, e vediamo quando finiremo tutto quanto. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy. Hello. Ciao ragazzi, sono tornata tutta impacchettata. Non so cosa mi abbia combinato sulla testa. E niente, adesso aspettiamo il tempo. Ho impostato un altro time. E dopo andiamo a applicare la tinta, che sarebbe il tonalizzante per tonalizzare tutto il colore. E dopo che sarò pronta, ho i decoloranti anche sul naso, dopo che sarò pronta vengo qui e vi faccio vedere. Ragazzi, ho avuto
Un attacco cardiaco, ora di Gigi. Allora ragazze, abbiamo aspettato il tempo di posa. Io sono voluta partire molto di più sulle punte perché così il risultato è molto più uniforme. Ok. E questo è il risultato. Adesso questo è il risultato intermedio, diciamo così, del lavoro, perché è giallo come state vedendo. Ok. E dobbiamo ancora fare il tonalizzante, quindi ancora manca questo processo che cambierà il destino dei nostri capelli. Un bacio grande e al prossimo video. Ciao!